E quando mangia Gianluca, e stai sempre a mangiare, e mi fai venire fame quando fai am. Ragazzi, ma lo sapete che ora è? A che ora pranzo io? Vi faccio vedere subito. Guarda qua. Sono le 16:20. Questo cosa significa? Che non è che sto sempre a mangiare. Mangio quando posso mangiare. Perché? Per due motivi. Il primo motivo è che la prima cosa da fare durante il lavoro è far partire tutti i vostri pacchi. Tutte le spedizioni che facciamo su Sfizi di Calabria, perché se alle 13:30 arriva il corriere e i pacchi non sono pronti, non vi arrivano poi il giorno dopo. Per cui prima il dovere, faccio partire i pacchi, sistemo tutto il negozio, chiudo e a volte si fa un po' tardi come oggi, perché per me il cibo è anche un relax, così come è un relax la cucina e anche io quando mi devo sedere a mangiare devo essere rilassato. Se devo scappare, sapete cosa faccio? Preferisco non sedermi, rimandare alla sera, rimandare al giorno dopo, ma il cibo è un relax. Adesso penso che me lo merito, no? Un po' di relax e mi faccio giusto un gnocchetto semplice. Lo gnocchetto sarà una bomba, è una bomba in tutti i sensi, è un classico gnocchetto di patate. Per vedere la ricetta degli gnocchi di patate la trovate nei vecchi video, però adesso procediamo con la ricetta. Nel titolo l'ho definito una bomba perché c'è un motivo, perché andrò a aggiungere la mia bomba, quella che ho fatto qualche giorno fa. Nel negozio comunque la trovate disponibile. Che cos'è la bomba? Non è nient'altro che un insaporitore, un mix di peperoncino e ortaggi in genere. Ci sono varie ricette. Su Sfizi di Calabria la trovate e la potete ordinare. Questa è quella che ho fatto io a casa, avete la ricetta, ve la metto nel primo commento. E oltre, non si chiama bomba perché è una cosa davvero così piccante, ma più che altro perché è una cosa molto gustosa e molto saporita. Però adesso andiamo con la ricetta. Allora, man mano vi faccio vedere il procedimento. Prima cosa, vado a pulire uno spicchietto d'aglio. Questa si può fare o con l'aglio o con la cipolla. A portata di mano c'ho l'aglio e uso l'aglio. Faccio una porzione soltanto per me, spicchietto d'aglio, lo vado a tagliare e vado a togliere l'anima. Questo qui renderà l'aglio più digeribile e più leggero, vedete? Vedete? Togliete questa parte verde, il germoglio e l'aglio sarà più leggero. Lo vado a schiacciare, così. E adesso passiamo alla padella. Mettiamo un po' di olio. Mettiamo un po' di olio perché li andiamo a fare direttamente in padella questi gnocchi. Così sporco di meno, perché a quest'ora, alle 16:30, ovviamente gli altri componenti della famiglia hanno già pranzato. Perché loro non è che possono pranzare così tardi, sono rimasto da solo, però mi consolo in questo modo. Spicchietto d'aglio e accendiamo. Nel frattempo ancora ci sono i pomodorini, quelli belli. Guardate che belli sono. Guardate che belli. Piccoli, dolcissimi. Sono uno spettacolo. Facciamo scaldare l'olio. Nel frattempo li tagliamo. Per velocizzare i tempi, con un coltello seghettato, anche questi che sono piccoli, e far veloce a tagliarli, vi basterà mettere la mano sopra e a metà, senza tagliarvi, state ben attenti, vedete, in un solo tocco li avete divisi tutti. Guardate, guardate, ok? Così fate veloce veloce. Metto gli altri. Mettete la mano sopra, vi regolate con la lama perché la sentite e la tagliate. Vedete, sono tutti tagliati, tutti a metà, perfetti. Togliamo gli ultimi e ci siamo. Nel frattempo l'aglio lo facciamo imbiondire senza farlo bruciare.
non alziamo la fiamma troppo alta, perché gli dobbiamo dare il tempo all'aglio di sprigionare tutto il suo gusto e tutto il suo sapore nell'olio. Poi, non appena l'aglio è biondo, andiamo ad aggiungere i pomodorini. È una ricetta semplicissima, come la maggior parte delle mie di ricette. Già mi preparo qua, lo controlliamo così non si brucia. E poi lo possiamo tranquillamente anche rimuovere. Quando ha dato tutto il suo aroma, tutto il suo gusto, lo togliamo. Ok, perfetto. Lo posso anche togliere, l'ho fatto fare bello biondo. Attenzione. Ok, e intanto vado ad aggiungere già adesso un paio di foglie di basilico. Un po' di sale. E li facciamo appassire. D'acqua e lasciamo andare. Nel frattempo che i pomodorini continuano ad andare, vi vado a tagliare un po' di provola silana. Pure questa la trovate disponibile sul sito di Sfizi di Calabria, il nostro sito. Così ve la posso spedire insieme a tutti gli altri prodotti tipici che sono presenti. Vado a tagliare un paio di fette, prima faccio delle listarelle in questo modo qua. Siate generosi a seconda anche del vostro gusto. E poi cubetto. Ok? Pomodorini stanno andando, adesso li andiamo un po' a schiacciare, così tiriamo ancora un po' di dolcezza da questi mini pomodorini. Sono piccoli come delle olive, come un chicco d'uva, però sono dolcissimi. Siamo a fine ottobre e ancora c'è qualche pomodorino alle piante. Ecco qua. E ci siamo. La bomba l'aggiungo adesso. Ricordatevi che come tutti i sottoli, quando li aprite devono essere sempre colmi di olio e poi devono andare in frigo. Qui c'è, poi lo vedete tutto il procedimento per farla nella ricetta. Qui c'è peperoncino, peperone, olive, acciughe, capperi. Ok, adesso andiamo a mettere un goccino di acqua calda e poi gnocchetti direttamente in padella dal crivo. Questo si chiama crivo. Qui ci righiamo gli gnocchi ed è bello anche da tenere appeso. Con la fiamma bassa li facciamo cuocere. Guardate che spettacolo. Meraviglioso, così con la bomba gli diamo tanto gusto, la giusta piccantezza
e verrà un gnocchetto strepitoso, poi quasi alle 17 è ancora più gustoso. La rima è sempre pronta. Li facciamo saltellare un po'. Siamo quasi a fine cottura, guardate che bella crema, guardate che cremosità questo pomodorino, guardate che gnocchetto di patata, mamma mia, che appetito ragazzi che ho. Spegniamo, spegniamo, gas spento e a fiamma spenta, provo la silana, come se non ci fosse dopodomani. Non domani, ok? Mettiamolo bello abbondante, quello che ci mettete ci trovate. Ma volevo chiedervi, mi raccomando, non è che vi siete dimenticati di iscrivervi al canale? Non vi dovete dimenticare, perché altrimenti vi perdete tutte le ricette. Iscrivendovi al canale e attivando la campanellina, così resterete aggiornati ogni qualvolta che pubblicherò un nuovo video. Tanto è gratis, non è che a voi costa nulla, e così non ve ne perdete, non vi perdete queste specialità. Avete visto quanto tempo ci ho messo? Nulla, è una cosa semplicissima, semplice 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 e saporito. Ecco qua, ecco qua, che ve ne sembra? Non lo so, boh. Ci ho provato, anche oggi ci ho provato. Adesso ci vuole lo svalangamento. Ecco il mio tegamino. Vi ricordo, questi sono i tegamini che mi sono fatto fare io. A chi fosse interessato li può ordinare tramite il numero WhatsApp che trovate nel video. Da 20 centimetri, proprio per le super svalangate. Metto ancora un po' di basilico freschissimo appena raccolto e poi vado a svalangare. Una giratina, mamma mia, guarda qua che spettacolo, guarda, guarda qua, guarda, lo vedete? Le cose semplici le vedete? Si vedono queste cose semplici? E poi, vedete, è tutto a misura, tutto calcolato, va. Guarda, guarda. Ho aspettato fino a quasi le 17, però penso che ne è valsa la pena. E questo lo dedico a tutti quelli che come me lavorano e non hanno orario per quanto riguarda il cibo. E soprattutto a quelli che pensano prima al dovere e poi al piacere. Tocco finale, eccolo qua. E questo era lo gnocchetto alla bomba calabrese, bomba di gusto. E adesso finalmente, mamma mia, guarda qua, guarda qua, guarda qua, scotterà, però non vedo l'ora, non vedo l'ora, anzi meglio che non la vedo, che sono quasi le 5. Guarda qua, guarda la provola silana che ti fa, guarda la provola silana che ti fa, guarda la provola silana che ti fa. E ancora non è finita ragazzi, dovete aspettare. No, dovete aspettare, ecco qua. Ci siamo? Guarda. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Rifateli e fatemi sapere. Alla prossima, ciao dalla Calabria.